Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Domani è il giorno di Pasqua e quale dolce rappresenta meglio questa festa? Ovviamente l'uovo di cioccolato, che tutti i bambini adorano perché non vedono l'ora di scartare la sorpresa contenuta al suo interno. E io oggi cosa farò? Riempirò quest'uovo con una golosa sorpresa, perché andrò a riempirlo con un tiramisù e poi lo andrò a decorare in superficie tutto colorato e a tema primaverile. Ma come sempre, prima di iniziare, se siete entrati oggi nella mia cucina per la prima volta, cliccate il tasto iscriviti e venite a trovarmi anche sulle mie pagine social. I link li troverete in basso nel box informazioni insieme a tutta l'attrezzatura che utilizzo nella mia cucina. Come primo passaggio andiamo a preparare la crema al mascarpone che utilizzerò per farcire questo tiramisù che ho un po' rivisitato. Per la crema abbiamo bisogno di 600 ml di panna fresca, 500 g di mascarpone, 150 g di zucchero, 160 g di latte condensato e 2 cucchiaini di estratto di vaniglia. Inseriamo la panna e lo zucchero nella ciotola della planetaria e montiamole insieme. Ora aggiungo il mascarpone, il latte condensato e la vaniglia. Ok, la nostra crema è pronta, ora la metteremo in frigorifero e ci occupiamo dell'uovo. Ho diviso l'uovo in due metà, facendo molta attenzione a non romperlo, aiutandomi con un coltello dalla lama liscia, meglio se calda. La metà più bella, senza imperfezioni, la utilizzerò per fare il guscio del nostro tiramisù, mentre con l'altra metà andrò a fondere un po' del cioccolato che utilizzerò per decorare il nostro uovo. Metto il cioccolato su tutto il bordo dell'uovo, che andrò poi a decorare con degli zuccherini colorati. Con un po' del cioccolato che mi è rimasto, fisso l'uovo sul piatto da portata. E lo mettiamo in frigo per farlo solidificare. E siamo pronti per farcire il nostro uovo. Ho preparato dei savoiardi, del caffè espresso che ho stemperato con qualche cucchiaio di latte, aggiungerò anche qualche cucchiaino di Nutella e utilizzeremo ovviamente la crema al mascarpone che abbiamo preparato prima. Come prima cosa vado a rivestire tutta la superficie interna dell'uovo con uno strato sottile di crema. Siamo pronti per decorare il nostro uovo. Utilizzerò degli ovetti confettati, delle meringhette e dei fiorellini di pasta di zucchero che ho realizzato qualche giorno fa e vi lascio delle immagini della loro realizzazione.
pronto il nostro uovo. Cosa ne dite? Magari potrebbe essere un'idea alternativa per presentare l'uovo di Pasqua in questa giornata di festa. Non a caso, proprio un anno fa vi proponevo lo stesso dolce, naturalmente farcito e decorato in modo diverso. E se siete curiosi, vi consiglio di andarlo a ripescare perché era il mio primo video che portavo qui, dove ero un po' impacciata e alle prime armi, dal momento che proprio in questi giorni, giusto un anno fa, aprivo il mio canale. Bene, anche per oggi nella mia cucina abbiamo finito. Fatemi sapere nei commenti se questo dolce vi è piaciuto e se ci proverete anche voi. Come sempre vi ricordo, alla fine di ogni video, se ancora non lo avete fatto, cliccate il tasto iscriviti e non dimenticate di attivare la campanellina per essere sempre i primi a vedere i miei nuovi video. Venite a trovarmi anche sulle mie pagine social per rimanere sempre aggiornati. Non ci resta che salutarci e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!